tutti i comuni dell'Emilia-Romagna sono chiamati ad elaborare il nuovo piano urbanistico, quello che tanti conoscono e che una volta si chiamava piano regolatore. Quello attualmente vigente a Fiorano era il piano strutturale comunale, che era stato elaborato, approvato nel 2004-2005. Nel 2017 la Regione Emilia-Romagna ha promulgato una nuova legge urbanistica, obbligando appunto tutti i comuni ad adottare un nuovo strumento urbanistico che si chiama PUG, Piano Urbanistico Generale, e la legge dà le direttive fondamentali alle quali attenersi, cambiando l'impostazione del passato. Tant'è vero che questa legge viene chiamata anche consumo zero del suolo, proprio perché la finalità è quella di ridurre al massimo il consumo di nuovo suolo, puntando sulla rigenerazione, riqualificazione dell'esistente e sulla concentrazione dell'abitato in quello che è appunto il centro, le zone già urbanizzate del paese, preservando appunto le aree verdi. Il nostro comune sta lavorando seriamente a questo impegno e abbiamo voluto inserire una fase di coinvolgimento della popolazione, di partecipazione appunto, partecipazione attiva. È un appuntamento importante proprio perché si disegna il futuro del nostro paese. In modo particolare questa legge, a differenza dei vecchi piani regolatori, ha uno sguardo molto più completo a quella che è la realtà e la vita della comunità, con attenzione ai diversi aspetti sociali, eccetera, che prima invece erano più trascurati. Io mi auguro che di avere dai cittadini gli apporti, il contributo opportuno, dopodiché inizierà la fase di elaborazione della strategia e altri passaggi con ovviamente anche la regione e la provincia, secondo quello che la legge stabilisce. Noi abbiamo da poco terminato la fase ricognitiva, dove un'equipe di professionisti hanno rilevato quella che è la situazione attuale, da cui sono emersi aspetti molto fondamentali. È chiaro che punti cardine sui quali ci si dovrà concentrare nell'elaborazione del nuovo piano urbanistico sono ovviamente il tema del verde, il tema della mobilità, compresa la mobilità dolce, appunto del traffico, della collocazione delle opere pubbliche, e con uno sguardo anche volto alla sicurezza degli edifici anche privati, oltre ovviamente che delle opere pubbliche. Siamo partiti naturalmente con la costruzione del quadro conoscitivo, quindi con tutti gli elementi che caratterizzano il territorio del comune di Fiorano, dai quali si partirà per delineare le strategie correttive e di sviluppo del territorio. Partiremo da lì per individuare tutte le strategie, e quindi la serata di questa sera è proprio incentrata ad una condivisione di quelli che sono gli elementi caratterizzanti del territorio, per raccogliere suggerimenti, idee, punti di vista che magari non sono ancora usciti o che potranno uscire lavorando proprio sulle strategie di sviluppo. La riqualificazione è sicuramente il nodo centrale, la valorizzazione del territorio sotto l'aspetto anche ambientale, perché ne ha bisogno un territorio molto saturo che ha bisogno di essere riqualificato, di trovare nuove energie, o comunque la protezione dei territori, sicuramente la parte collinare e il recupero di quella satura invece del territorio reso saturo sulla parte urbana. Entro la fine dell'anno sicuramente delineeremo le strategie, verranno assunte dall'amministrazione comunale per poi sviluppare insieme a tutti gli enti che parteciperanno alla costruzione del piano nel nuovo anno, nel prossimo anno, quindi insomma ancora un anno e mezzo di lavoro.